Buon pomeriggio amici, in questa giornata, nonostante la pioggia, forse un po' meno calda qui a Trani, però siamo sempre in estate, va. Ma veniamo al vero obiettivo di quest'oggi, parliamo e domandiamoci chi è Dominic Mysterio? Se ne vogliamo tradurre il significato della vita reale, Dominic Mysterio nella vita reale è il figlio di Buonanima e di Guerrero, quindi in un certo senso è come se abbiamo, non volevo dire una seconda versione di Guerrero, ma comunque abbiamo suo figlio, quindi Eddie Guerrero in un certo senso continua a far parlare di sé con il figlio. Ovviamente, come vedete dalla foto, chi se non Rey Mysterio poteva dare il giusto peso per inserire il figlio di Eddie Guerrero in WWE, ma soprattutto farlo debuttare sul ring questa domenica a SummerSlam, dove la WWE finalmente, ma già dal venerdì con la trasmissione live in diretta, che Dio ci aiuti per fortuna, non più dal Performance Center dove tutto era pre-registrato, ma da un'altra struttura, non più un studio, ma un'arena vera e propria. Speriamo che pian piano possano ritornare anche i fan nell'arena. Quindi, certo, dobbiamo dirlo, l'avversario di Dominic Mysterio a SummerSlam è un top, è il top dei top, è Seth Rollins, Seth freaking Rollins. Però noi ci auguriamo, essendo uno street fight match, che, e io ne sono sicuro, guardate, che Dominic Mysterio, anche e soprattutto spinto da Rey Mysterio, colui che con Eddie Guerrero ha dato voce, ha dato luce a grandi rivalità, amici e nemici sul ring, ma amicissimi nella vita reale. Quindi, ragazzi, vi consiglio a questo punto di vedere il pay per view per chi ha il WWE Network. Credo che inizierà alla 1 di notte tra domenica e lunedì. Ma soprattutto io sono anche in attesa, sono in fermento per il ritorno live della WWE venerdì per SmackDown, perché da quanto ho letto in giro sul web si dice che sarà tutto completamente diverso, ritorneranno finalmente i fantastici fuochi artificiali pirotecnici. Quindi prepariamoci ad avere qualcosa di nuovo, la cosiddetta Thunderdome che ha inserito la WWE. Non sappiamo se Raw Underground, che diciamo una sottospecie di Raw che si svolge nella puntata di Raw proprio, verrà continuato a svolgersi, sarà dal Performance Center oppure troveranno un posto in questa arena. Quindi sta di fatto, cari amici, che la dinastia Eddie Guerrero continua. Io spero vivamente che con il passare degli anni Dominic Mysterio possa diventare sempre più bravo sul ring, al microfono, e possa raggiungere anche obiettivi importanti. Quindi dopo questo io, cari amici, vi saluto. Quindi mi raccomando, tifiamo tutti per Dominic Mysterio per domenica a SummerSlam. Viva Dominic Mysterio! Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!